I cellulari, mi raccomando, grazie. Possiamo? Grazie. Allora, vi ringrazio di essere venuti così numerosi, ringrazio tutti i presenti delle varie armi in servizio, in congedo, ringrazio i carabinieri che sono venuti in tal numero che non ci sarebbe consentita la fuga. Qualcuno è già andato via però prima. Perché ci aspettano fuori. Allora, scusate se la prendiamo un po' così con il sorriso, ma io ricordo che quando mio padre, scusate, io mi presento, Sandro Bari, direttore di Voce Romana, ma anche figlio di reduce di Russia. Quando mio padre mi raccontava gli episodi della guerra di Russia, non mancavano anche le cose abbastanza, diciamo, divertenti, ma comunque anche leggere tra quelle drammatiche, quindi dovremmo un po' drammatizzare anche noi. Allora, intanto vi ricordo che la manifestazione è stata organizzata, è stata ideata dall'alpino Silvano Leonardi, che sta lì in piedi, e che la conduce, la porta avanti, diciamo faticosamente da 16 anni, e siamo arrivati a commemorare il 73° anniversario di questa battaglia che ci sta a cuore, perché ha permesso a tanti dei nostri soldati di salvarsi. Oltre alla manifestazione, Silvano Leonardi, insieme al comitato per Nicolaevsk, è riuscito anche a ottenere la concessione di quel terreno che è il giardino dei caduti, dedicato ai caduti e dispersi in Russia, qui a fianco, dove domani ci sarà una grande e bella manifestazione come al solito, e oltretutto anche abbellita dal fatto che c'è un monumento nazionale che sempre lui è riuscito a ottenere. Dopo, vabbè, insomma, grazie anche all'amico, grazie a tutti, all'amico Werther Marini e a tanti altri che si sono dati da fare, però diciamo che l'animatore è sempre l'alpino Silvano. In questa occasione, tra tutti i ringraziamenti che dobbiamo fare, che naturalmente evito di nominare perché sennò stiamo qui tutta la sera, però c'è scritto il segretario generale della Presidenza della Repubblica, perché Silvano ha scritto una lettera al Presidente per far presenti le difficoltà del comitato, che come al solito si regge sul volontariato e senza alcun fondo, nessuna sovvenzione, niente, come tutte le cose culturali o affettive che vengono fatte in Italia, purtroppo. E quindi questa lettera dice: gentile signor Leonardi, mi riferisco alla sua lettera dell'8 dicembre indirizzata al Presidente della Repubblica, con la quale ha espresso alcune considerazioni sull'annuale cerimonia commemorativa della battaglia di Nicolaevsk. Comprendo le motivazioni poste alla base del suo scritto, che l'hanno indotto a rivolgersi al Capo dello Stato. A riguardo ritengo che proprio le difficoltà che il Comitato Familiari e Amici di Nicolaevsk sta incontrando nel perseguire le finalità istitutive siano testimonianza e conferma dell'impegno di quanti meritoriamente si prodigano per vivificare la memoria di quegli eventi storici. Nell'auspicare la perfetta riuscita della tradizionale manifestazione organizzata per il prossimo mese di gennaio, le giungano all'occasione cordiale saluto, auguri, eccetera, eccetera. Allora, questo è quanto. Diciamo che poi c'è il messaggio del Presidente del Senato, ma insomma, li mettiamo agli atti insieme a tutti quelli che arrivano ogni volta. Credo che sia il caso di cominciare con gli onori alla bandiera. Quindi, attenti. Anzi, mi siedo. C'era Gesù tra noi, nelle trincee presso il Don, a tenerci compagnia nel gelo. Se no, di che saremmo vissuti? Se neppure lui
ci avesse parlato nel silenzio notturno della steppa. Chi può vivere soltanto di gelo, di fame, di fuoco? E allora lui ci sussurrava il nome della mamma, ne adoperava la voce per offrire l'augurio, il dono di Natale. Ritorna, figliolo, noi ti aspettiamo. Innumerevoli gomitoli grigio-verde, rannicchiati ed infissi nella neve, eravamo un'unica linea presso il Don, ma pochi, per la bianca vastità di Ivanovka, Golubaja, Nova Kalitva, molti soltanto a Seleni Yar, al piccolo cimitero nato dal sangue degli alpini dell'Aquila. Il bambino parlava a noi, si soffermava in silenzio e inatteso innanzi a loro, li attendeva per portarli con sé nella notte di Natale. Noi superstiti restavamo sgomenti, quel mistero si esprimeva soltanto in dolore. Sopra la neve, sotto la neve, legava un'unica paternità, una stessa sorte. Ma noi siamo tornati, non c'è più Natale uguale all'ultimo nostro. Ogni anno siamo là, ogni anno siamo su quella neve a chiamarli. Fratelli nostri, noi vi ricordiamo. Peppino Prisco. Grazie di vostro.